Saluto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, l'orto di Padre Rinaldo, che ci dà l'opportunità di raccontare le vostre storie. Ecco, vedete in sovraimpressione questo indirizzo di posta elettronica, dove voi inviate e raccontate la vostra storia, come è entrato Padre Pio nella vostra vita o qualcosa di particolare, di forte che è accaduto. Siete veramente tanti che scrivete e un po' alla volta noi racconteremo tutte le vostre storie, come ad esempio la storia di Nicola da Taranto. Ci racconta che lui segue questa trasmissione, Padre Pio TV, e viene rapito dai racconti delle persone. Allora vuole anche lui raccontare la sua storia. Una testimonianza, un episodio che è accaduto, pensate, 15 anni fa e che attribuisco, scrive Nicola, ad una grazia ricevuta per intercessione di Padre Pio. Una mattina da Taranto dovevo venire qui a San Giovanni Rotondo a prendere mia suocera che era ricoverata in ospedale e per quel solito brutto male che qui a Taranto purtroppo è di casa. Quella mattina mi alzai con una strana sensazione. Mia moglie voleva venire con me a tutti i costi per farmi compagnia. Insistette più di una volta, le dissi di no, era meglio che restava a casa, a riposo, visto che avevamo saputo da poco che era in dolce attesa, che quelle tre ore e mezza di macchina la potevano far stancare. Quindi mi misi in macchina, presi l'autostrada per San Giovanni Rotondo, ma quella strana sensazione non mi lasciava, anzi, ad un certo punto del percorso fui preso dall'istinto di ritornare indietro, ma accesi la radio, proseguì, anche perché c'era mia suocera che mi attendeva qui a San Giovanni Rotondo. Uscì dall'autostrada, presi la statale ed ero a buon punto, ero sulla statale, sulla provinciale 45 bis, prima della salita dei tornanti, a pochi chilometri dal paese. Conoscevo la strada, infatti l'avevo fatta già altre volte per accompagnare e riprendere mia suocera, quindi ero di casa. Ma quella mattina, ad una curva, c'era una pozzanghera di fango, aveva piovuto la notte, se ricordo bene la macchina inizia a sbandare. Faccio un testacoda e invado l'altra corsia, che diciamo per fortuna non veniva nessun'altra macchina, perdo il controllo, vado a finire in una scarpata di circa 4 metri. Per poi fermarmi in un campo coltivato senza, diciamo sempre per fortuna, neanche ribaltarmi. Non so come, scrive Nicola, ma la macchina restò in moto. Quindi cammino nel campo coltivato fino a raggiungere una piccola stradina di campagna, poi rimettermi sulla strada provinciale 45. Ma arrivato ai tornanti, purtroppo la macchina non riesce a salire, si blocca. Era rotto il radiatore. Scendo dalla macchina, un po' disperato, scioccato per l'accaduto, sto per chiamare il servizio di soccorso stradale quando in quel preciso istante passa un carro attrezzi e subito lo fermo, gli spiego la situazione e immediatamente recupera la mia macchina, la carica sul carro attrezzi. Praticamente poi mi accompagna anche all'ospedale dove mi aspettava mia suocera già con la valigia fuori dall'ospedale. Inoltre dico al conducente che dovevamo anche tornare a Taranto e lui fu così gentile da riportarci a casa con tutto il carro attrezzi, la macchina, che naturalmente non fu un viaggio gratis, quel viaggio mi costò, ma quello che invece voglio sottolineare, la grazia, non dico il miracolo, scrive Nicola, che attribuisco all'intercessione di Padre Pio, non è il fatto che sono uscito illeso dall'incidente, ma la vera grazia, ovvero il vero miracolo, lo ha ricevuto mia figlia. Perché se quella mattina mia moglie fosse venuta con me, non so, scrive Nicola, se la mia bella bambina oggi sarebbe qui con noi, grazie a Padre Pio.